Dopo una serie di furti nella zona di Rosà, tra cui quattro in dieci giorni al bar dei campi sportivi, tutti di notte e forzando le serature d'ingresso, i carabinieri hanno deciso di vederci chiaro. Sono partiti così una serie di controlli, anche per scoprire dove veniva nascosta poi la refurtiva. E così i militari hanno controllato un appartamento e trovato moltissimi oggetti, restituendo quelli rubati ai campi sportivi e cercando ora di risalire anche agli altri proprietari. Sono stati individuati quattro soggetti che vengono deferiti per il reato di ricettazione, sono stati trovati. In possesso di numerosi oggetti di provenienza furtiva, adesso sta a noi cercare di risalire eventualmente agli autori di altri eventi e sicuramente risalire anche ai proprietari della merce impossibile per il momento risalire agli autori dei colpi. Intanto sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione un italiano di 55 anni di Rosà, residente nell'appartamento, ma anche due marocchini di 46 e 28 anni e un albanese 31enne, irregolare come uno dei nordafricani, recuperati e restituiti anche una moto Garelli d'epoca e un tagliaerba. Tra gli oggetti per i quali si cerca ora un legittimo proprietario ci sono frese da falegnameria, una macchina da cucire, macchine fotografiche, attrezzi e utensili e un flessibile nuovo che i carabinieri sospettano in procinto di essere utilizzato da un ladro specialista per qualche furto in azienda. Il messaggio è quello di rivolgersi sempre alle stazioni dell'arma anche quando si subisce l'evento perché in questo caso ci consente poi di poter restituire la rifurtiva con maggiore celerità. Se qualcuno dovesse riconoscere oggetti che gli appartengono dunque si presenti dei carabinieri di Rosà o Bassano.